Siamo qui con Dario Penne, grande voce italiana di Anthony Hopkins naturalmente. Cosa si prova nel doppiare questo grandissimo attore americano? Beh, è sicuramente l'attore che io preferisco e con cui ho addirittura una specie di contatto, cioè ci siamo visti 7-8 volte già e mi è anche molto simpatico, ma trovo, forse sarò di parte, chiedo scusa agli altri, ma trovo che sia il più bravo di tutti, anche perché ho avuto ormai modo di doppiarlo in più di 50 film, per cui l'ho visto fare di tutto, tutte le parti, le più facili, le più difficili, film belli, film brutti, per carità, anche ne ha fatti, e alcuni capolavori, ma insomma... Ed è bravo sempre lui comunque è bravo, anche se il film è brutto, anche se il personaggio non è il più importante, è comunque bravissimo, per cui ritengo che sia il più bravo di tutti. Cosa si prova? Si cerca di seguirlo, si cerca di fare quello che fa lui e qualche volta ci si riesce in pieno, qualche volta un po' meno, insomma, diciamo, ma il tentativo è quello di fare quello che fa lui. Altro grandissimo attore è naturalmente Michael Caine, a cui presta la voce. Michael Caine è un altro attore diverso, perché è un attore proprio inglese, di quegli stile, insomma c'è un altro tipo di recitazione, ma è bravissimo anche lui, per carità. Ma comunque, ecco, questo che la cosa che volevo dire è questa, che più l'attore è bravo, più in un certo senso è facile doppiarlo. Meno l'attore è bravo, più difficile diventa, perché non si capisce quello che vuol dire, cioè a volte con quelli bravi basta guardargli gli occhi e si capisce che cosa sta pensando, che cosa dovrà dire, eccetera eccetera. Invece con quelli che non sono bravi non si capisce niente, per cui bisogna un po' inventarsi. È molto più facile doppiare quelli bravi, insomma, diciamo. Invece Christopher Lloyd, che ha fatto sia in Roger Rabbit ma anche in Ritorno al Futuro. Christopher Lloyd, un altro che amo particolarmente per la sua follia. Mi sono divertito sempre moltissimo a doppiarlo, proprio perché è matto e sopra le righe, grida, però è bravissimo, nei suoi personaggi, quelli riusciti soprattutto nei Ritorni al Futuro, ma non solo, anche in Roger Rabbit, dove faceva la cattiveria personificata. E insomma, anche lui è un grandissimo attore con questa vena di follia. Invece passiamo all'animazione, naturalmente Bender. Non ho capito. Il robot Bender di Futurama. Sì, è vero. Anche quello è un personaggio che mi sono divertito moltissimo a fare, perché è un personaggio furbo, prende in giro tutti, cattivo. Ma poi insomma c'è anche dei risvolti, è veramente un personaggio divertente, mi sono divertito molto quando lo facevamo. Bene, ringraziamo Dario Penne. Grazie a te.